Lights di Gara 1 dell'International GT Open da Monza, con la partenza di Inter chiamato la pole position, affiancato da Giovanni Venturini, appaiati i due italiani al via, col contatto che invece manda in testa coda Riccardo Agostini, imperiale numero 25 costretta a ripartire dal fondo, si taglia sui dossi interni di curva 1, la Honda che si destreggia meglio di tutti nel traffico e va a prendersi addirittura la quarta posizione davanti alla Mercedes Tom Oslon Cole e a Loris Spinelli con la Lamborghini di casa Target. Prima car chiamata per l'uscita dell'Audi, Oliver Wick si finisce dopo un contatto con la Ferrari di Casa Rinaldi in ghiaia, il sorpasso da parte di Toby Sowery ai danni di Andres Saravia, il testacoda dopo il contatto fra Lewandowski e West che chiama la seconda vettura di sicurezza, rallentamento nel tempo della Lamborghini ora che ha indicato anche la lei Giovanni Venturini che deve così mestamente ritirarsi nella via di fuga al restart. Si torna a lottare con Yaton Liang, compagno di Raffaele Gianmaria, che va al confronto proprio con la Lamborghini di casa WSR di Lewandowski della classe AM, sportellate tra Alessandro Pierguidi e Raffaele Gianmaria, verranno entrambi richiamati dalla direzione gara. Michael Mack mette la mano sulla fronte con Checco Ravera, Amato Ferrari, che seguono le attività dell'UDC Racing. Terza vittoria stagionale per Fran Rueda e Andres Saravia, con Diamato e Montermini in secondo posto e anche Agostini Brokers che completano il podio.